e alla sostituzione di persona. Elezioni amministrative, tornata di presentazioni questa mattina a Roma da Confcommercio dei candidati alla presidenza del primo municipio. Maria Teresa Laudando. Le esigenze sono sempre, se vogliamo, quelle annose, quindi una pulizia, un decoro, uno sfalcio, un ragionamento più ampio e più armonico sulla ZTL. Diciamo una serie di ragionamenti che possano facilitare la vita e la ripresa del centro storico. E la Confcommercio Roma ha esposto le sue esigenze direttamente a due dei candidati presidenti del primo municipio, corrispondente al centro storico, da Prati all'Esquilino, da Trastevere al Pincio. I temi sul tavolo partono dall'amministrazione minimale del territorio, decoro, pulizia, manutenzione del verde, ma anche rilancio dei servizi e delle attività, conciliando le esigenze dei residenti e degli esercenti. I candidati hanno espresso le loro ricette con un'analoga richiesta di potenziare l'autonomia decisionale dei municipi. Roma è una città enorme, non si governa solo dal Campidoglio, c'è bisogno di municipi efficienti che abbiano delle responsabilità e che possano queste responsabilità dimostrarle sul campo, e i cittadini devono poter valutare se i municipi fanno o non fanno delle cose. Dovremmo da subito chiedere al prossimo sindaco più poteri per il municipio, ma più poteri uniti a ovviamente più risorse e più personale per gestire tutte le emergenze che dobbiamo affrontare da subito e poi mettere in campo misure importanti, ovviamente interventi anche di natura fiscale, di aiuti economici. Domani proseguiranno le presentazioni con gli altri candidati.